Primo bilancio alla clinica pediatrica De Marchi del Policlinico di Milano per un'iniziativa partita 3 mesi fa, uno sportello che si occupa di casi di maltrattamento all'infanzia. Una bambina di 1 anno circa che era venuta e improvvisamente nel corso del ricovero ha presentato una difficoltà a muovere il braccio e questa bambina aveva poi una frattura. Dopo poco tempo la bambina è tornata, curato il braccio, eccetera, è tornata e aveva subito delle violenze dal padre un po' al volto e in varie parti del corpo. 20 casi in 3 mesi, uno ogni 4 giorni. La violenza sui minori, quasi sempre piccoli sotto i 3 anni, arriva in pronto soccorso con drammatica frequenza e non basta curare le ferite. C'è il rischio che gli episodi si ripetano e che le conseguenze per la vittima siano devastanti. Ecco perché alla clinica De Marchi del Policlinico di Milano è stato attivato lo sportello Bambino Maltrattato, insieme a ASL, Istituto di Medicina Legale. La diagnosi mira a scoprire la presenza di precedenti lesioni passate inosservate e la riabilitazione non finisce con la dimissione. Tante volte la salute del bambino non può prescindere dalla famiglia, anche perché noi allontaniamo magari il bambino dalla famiglia e non è detto che il suo percorso possa essere migliore. Ha sempre bisogno della madre e del padre. Lo sportello segue anche gli autori di violenza che chiedono di essere aiutati. E a volte sicuramente sono genitori affezionati, vogliono bene i loro figli, però in certi momenti magari perdono il controllo, per cui hanno bisogno loro di aiuto. E credo che il compito proprio di questo sportello che abbiamo istituito sia proprio anche quello di fare un lavoro con le famiglie.